Chianale, Chianale. Andiamo a Chianale. Ciao a tutti dal vostro Frank e dalla vostra Mini. Ci siamo fermati un attimino perché adesso vi facciamo vedere questi cavalli meravigliosi. Siamo quasi arrivati a Chianale, manca poco, quindi ci vediamo tra un po'. Seconda tappa, mentre andiamo verso Chianale, non potevamo fermarci in questo meraviglioso lago. La Mini sta un po' male, perdonatela. Scusate però. Per il video di oggi poco attivo. Siamo anche un po' stanchi perché comunque sono due orette, un bel viaggettino, due orette di viaggio, però il posto è meraviglioso. Io veramente vi consiglio di venire, adesso di là non faccio c'ho il sole, però io vi consiglio veramente di venire a visitarlo. Mancano 10 minuti per arrivare a Chianale, facciamo un giretto appena arriviamo lì. Ciao amici. Siamo rilassati perché siamo arrivati qui a Chianale e adesso vi facciamo vedere, abbiamo fatto un piccolo giro. Sta un po' meglio, ma più che altro ci siamo avvicinati a questo fantastico ristorante che solo l'ingresso merita da paura e vediamo se ci fa fare qualche ripresa anche dentro, non lo so. Dopo aver mangiato in questo fantastico ristorante che vi consigliamo assolutamente di andare, stiamo salendo su al Col dell'Agnel o al Colle dell'Agnello, quindi salendo di altitudine, però ci siamo fermati. Aspettate, arriva una moto. Ci siamo fermati un attimo perché qua il panorama veramente meritava tanto. Sopra una roccia non vedo più la Mini. Dove è finita la Mini?
uscendo e stava depredando il parco nazionale del Gran Paradiso. Stiamo tornando giù dal Col d'Agnel, o il Colle dell'Agnello. C'erano tanti français che ci parlavano. E ci piavano per il culo. Ci piavano un po' per il culo. E bellissima giornata, stupenda, però forse non è ancora finita, quindi restate ancora un attimo con noi. Dopo aver mangiato a Chianale, dopo essere andato su al Col dell'Agnel, ci siamo fermati perché questa cascata dietro di noi è veramente meravigliosa. Pensate che questa cascata fa parte del Bosco dei Cimbri, che viene addirittura nominato nell'Eneide di Virgilio. Quindi gli alberi che ci sono qua intorno anche sono molto antichi, adesso non questi in particolare, però comunque sono degli alberi che hanno dai 400 ai 600 anni, quindi proprio una storia lunghissima. Sarebbe bello vedere tutto il parco, ma purtroppo non abbiamo né il tempo e neanche un po' l'energia, ora siamo un po' stanchini. Però è stupendo, quindi io consiglio vivamente di fare un salto da queste parti e vedere questi posti stupendi.